quarto e conclusivo principio generale per orizzontarsi nella via del bene, sono quattro come punti cardinali, nord, sud, est, ovest, è il principio della cura e destinazione comune del creato. Aver cura della creazione e capire che la creazione è un bene comune. A partire dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, tanto importante quanto poco conosciuta, questo principio si può enunciare con un nuovo concetto che Papa Francesco ha proposto, che è il concetto di ecologia integrale. È una cosa importante da imparare, l'ecologia integrale. La Bibbia insegna che la terra con le sue ricchezze è donata a tutta l'umanità e perciò deve essere abitabile per tutti e le sue risorse devono arricchire tutti, sia che si tratti di risorse naturali che di risorse trasformate dal lavoro. Questo principio implica la necessità di ricercare la giustizia sociale e pone dei limiti al diritto di proprietà. Quest'ultimo, il diritto di proprietà, è un diritto reale, addirittura è sancito dal settimo comandamento. Ma la Chiesa ha sempre mantenuto una certa relativizzazione del diritto di proprietà, che non ha più valore quando la vita dell'altro è minacciata, perché in questo caso si violerebbe il quinto comandamento, non uccidere. La Chiesa, perciò, pur tutelando il diritto di proprietà, parla di opzione preferenziale per i poveri. Cioè, va tutelata la proprietà, ma va tutelata anche la vita. La situazione di minaccia dell'equilibrio naturale a motivo dell'inquinamento e del comportamento irresponsabile dell'uomo ha poi portato a quella sintesi che si è espressa nella Laudato Si in una visione dell'ecologia propriamente ecclesiale, la cosiddetta ecologia integrale, un concetto interessante che pone dei limiti alla proprietà e al possesso anche del creato e che è bene analizzare.